Buonasera, bentornati alla quinta puntata dei video tutorial delle bigottine di Wanda. Questa volta faremo un folletto, si chiama Folletto Joy, ha un pochino più di cuciture, quindi leggermente più complesso, ma sempre una cosa fattibile, una decorazione natalizia semplice e carina che possiamo realizzare in poco tempo. Allora, l'occorrente è della stoffa di cotone, del panno Lenci, una stellina di legno, del nastro e un tubolare di maglina per poter fare la sciarpetta. Allora, praticamente cosa si fa? Si ritaglia e vi ricordo che il cartamodello di questo gratuitamente lo potete scaricare dal sito www.lepigottinedivanda.it, dove troverete proprio tutto il progetto. Dovete fare una cucitura con la macchina da cucire lungo tutto il perimetro della figurina che trovate nel cartamodello, lasciando libera la parte del collo, che ci servirà per passare e rigirarlo, così vengono le cuciture pulite in questo modo. Poi cosa facciamo? Prendiamo la pinza, un po' di ripieno, io lo chiamo ripieno, è cotone da riempimento, e andiamo a riempire completamente il nostro pupazzino. In questo modo, piano piano riempiamo le braccine, tutto quanto. Dopodiché ci troveremo in questa situazione. Fatto questo, ne aggiungiamo un altro pochino, perché è poco lì. Ne mettiamo un altro po' qua, ok, fino al collo. Dopodiché prendiamo il filo, facciamo il nodino e gli si fa tutta una filzetta a livello del girovita, diciamo. Tutto il giro completo in questo modo, non importa che siano dei punti piccolini, perché tanto dobbiamo creare un'arricciatura che servirà come girovita. In pratica io tiro, tiro, tirando pian pianino le braccia vengono davanti. Allora, una volta che ho tirato, fisso il filo con due punti e in questo modo. Ok, tagliamo e ho fatto il corpicino. Altra cosa, prendiamo il tubolare, potete crearlo anche con degli avanzi, pezzettini di maglietta, di maglina, sempre il solito rettangolino, ripiegato, cucitura e facciamo il tubolare. Infilo questa specie di colletto al mio follettino e arriccio il collo di pizzo, pizzo alto circa 5 centimetri. Lo arriccio tutto con la filza, fermo il filo in questo modo e appoggio il mio collettino esattamente sopra a questo punto qua. Prima è meglio chiuderlo un po' con la filza, con l'ago, perché sennò diventa troppo alto. Lo chiudiamo per bene, così non impiccia. Ok, così. Poi con la colla posizioniamo il collo, il collettino di pizzo. Così. E aspettiamo un attimo che si incolli per bene. Poi prendiamo una testina con gli occhietti, come abbiamo visto nella prima puntata, con la toile, ricoperta con la toile. Questo è il cappellino, lo pieghiamo in due e cuciamo il lato lungo, in questo modo. Dopodiché, con questo strumento, che io chiamo il gira e rigira, infilo dentro, spingo e ho rigirato il mio cappello in questo modo. Ok, fatto questo, prendo di nuovo il mio ripieno e lo vado a posizionare dentro al cappellino. Deve rimanere un ripieno molto morbido, perché sennò non riusciamo a piegare
il cappellino con il filo di ferro. Che sarà lungo come il cappello, così giro la puntina, così scorre meglio, perché se non giro la punta non scorre. Sulla cucitura lo faccio scorrere dentro e con la colla chiudo appena appena il ferro, lo fisso, dopodiché posso ripiegarlo così. Poi facciamo la frangetta alla faccina, sempre qualche giro sulle dita, taglio sopra e taglio sotto, così. Poi colla appena sopra gli occhi, appoggio i miei fili di lana, anche se non si incollano tutti, li tengo stretti, giro e vado a finire di incollare, così taglio l'eccesso, rifilo per bene e ottengo la frangetta. Importantissimo, quando infilate una testina dentro al cappellino non mettete prima la colla qua e poi la testa, prima si infila la testa, si trova la posizione così e poi con la colla si incolla in questo modo, perché sennò non verrà mai nella posizione giusta. Poi cosa faccio? Prendo un po' di nastro, faccio un fiocchetto, sempre orecchia a orecchia, nodo le orecchie, così, in questo modo, lo vado a regolare, poi taglio, taglio, goccino di colla e lo posiziono sopra la faccina in questo modo. Dopodiché inserisco la faccina al mio pupazzino, quindi colla dove avevo fatto l'arricciatura e appoggio, sollevando un po' anche il mio, bisogna tenerlo in posizione un pochino in modo che possa incollarsi per bene. Nel frattempo andiamo a realizzare le ali. In pratica le ali sono tagliate a forma di una specie di cuore con un ulteriore cuore all'interno, cucito il perimetro, potete cucirlo anche a mano con un punto filzo, con un punto festone, se no a macchina che è più veloce, lasciate aperta la parte qua in cima e sempre con il cotone andiamo a riempire l'alettina in tutti i punti. Allora, l'importante è non metterne troppa qui in mezzo dove noi andiamo ad appoggiare il nostro follettino. Quindi un po' nella punta, un po' nell'altra, così, un pochino anche qua, da questa parte, così si riempiono. L'importante è riempire le puntine perché così diventa un pochino più tridimensionale. Poi possiamo incollare qua con la colla, così. E adesso qua è ancora un po' morbido, però si può infilare lo stesso. Infiliamo le ali al nostro folletto lasciando avanti le braccia. Ci bisognerebbe lasciare un pochino di più per incollarlo, quindi così, in questo modo. E dobbiamo posizionare la stella davanti alle manine. Allora, per mettere la stellina, io di solito, per renderlo un pochino più visibile, uso l'anticatore, un tampone di inchiostro particolare che serve per anticare. Quindi con questo ditale si riesce a fare questa operazione. Così. Potete al centro della stellina scriverci quello che volete, anche un nome, quello che vi piace di più. Poi mettiamo goccino di colla,
e catturiamo la nostra stellina in questo modo. Così. Adesso bisognerebbe aspettare un po' che si incollasse tutto, ma va bene così. I pompon invece li vado a posizionare sul cappellino in questo modo. Uno, e adesso lo sollevo così si vede, e due, praticamente così, in questo modo. E quindi abbiamo creato il nostro follettino. Potete aggiungere fiocchetti, decorazioni varie per arricchirlo il più possibile. E anche questo è un oggettino molto leggero che sull'albero di Natale, su una ghirlanda, è sempre molto carino e posizionabile. Vi ricordo che tutti i materiali li potete trovare su www.lepigottinedivanda.it e anche i progetti di questi tutorial che sono scaricabili gratuitamente. Ci vediamo alla prossima puntata con le pigottine. Buonasera e grazie.